Amici di Toscana TV, bentornati a Casa Viola Estate, il classico appuntamento che vi sta accompagnando per tutta la stagione, perché ci sono tantissimi temi di cui parlare stasera. Manca sempre meno all'esordio, non in campionato, perché c'è stato un grandissimo esordio da parte della squadra di Vincenzo Italiano, che ha vinto a Marassi 4-1, ma ci siamo. Domani c'è l'esordio europeo per la squadra viola, che oggi è partita alla volta di Vienna in Austria, dove domani alle 19 sfiderà appunto il Rapid Vienna per l'andata dei playoff di Conference League. Di questo e molto altro parleremo stasera con i nostri ospiti. Prima di andarli a presentare, però, andiamo subito con i titoli di questa sera. Allora, Conference, ci siamo appunto domani, Rapid Vienna Fiorentina. Poi la notizia dell'ultima ora: questa offerta ufficiale da parte del Brentford per Nico Gonzalez di 43 milioni di euro, che però, da quanto ci risulta, sarebbe stata rispedita al da parte della Fiorentina, che punta tantissimo sul nuovo numero 10 viola. Poi ci sono stati convocati e c'è qualche sorpresa: out Amrabat e Sabiri, e al posto del marocchino è stato inserito Cocorin. A proposito di attaccanti, lo sapevamo nella lista UEFA della Fiorentina, per queste due partite non c'è Luka Jovic, che è ormai prossimo all'addio. Poi si parlerà di mercato, i nuovi nomi che sono stati accostati alla Fiorentina, da Baldanzi al difensore centrale argentino del Boca Juniors Valentini. Staremo a vedere cosa accadrà. E poi alla fine ancora cessioni, non solo Luka Jovic ma anche Amrabat, perché l'addio del marocchino è sempre più vicino. Andiamo subito al Viola Park dal nostro Gianmarco Lucherini. Ciao Gianmarco, buonasera. Ciao Giulio, buonasera, ben ritrovati. È stata la giornata della vigilia dell'esordio in Conference League. Ricordiamo Fiorentina partita oggi da Peretola, proprio alla volta di Vienna, arrivata alla Allianz Stadion. Domani partita alle ore 19, partita importantissima per la stagione che sta iniziando. Allora inizio subito con qualche informazione di servizio. Non sono partiti Amrabat, non è partito Ikoné, che non si sono nemmeno allenati stamattina. La giornata di oggi era partita proprio con un allenamento aperto al pubblico per 15 minuti. È aperto alla stampa, perdonatemi, lapsus memoriae, proprio per i primi 15 minuti, come avviene per ogni vigilia di partita europea. Attenzione, perché arriva una notizia che diamo, poi verificheremo, ma non abbiamo motivo di dubitarne. Escluso dalla lista europea non sarebbe Sabiri, anche lui è rimasto a Firenze, ma sarebbe proprio Amrabat. Questo ad ulteriore riprova che il giocatore sarebbe in uscita e che sull'operazione Amrabat in uscita si starebbe lavorando alacremente. La sensazione è che si farà tutto nelle ultime ore. Ti dico subito, Giulio, ne parleremo magari durante la trasmissione, che stamattina importante presenza all'allenamento della Fiorentina, non solo di Rocco Commisso, di Gio Barone e del direttore Ferrari, ma soprattutto dell'architetto Marco Casamonti e del sindaco di Bagnaripoli Casini. Per quale motivo? La questione agibilità su tutte, perché parrebbe che la procedura si sia riaperta e che per il 13 settembre avremo delle novità, ma ne parleremo magari durante la trasmissione. Giulio, a te, perché poi c'è anche l'offerta arrivata dall'Inghilterra, rifiutata dalla CF Fiorentina per Nico Gonzalez. Sarebbero stati 43 milioni offerti dal Brentford, immediatamente rifiutati dalla Fiorentina, che proprio poche settimane fa ha consegnato la maglia numero 10 a Nico Gonzalez, che non ha alcuna intenzione di privarsene. Giulio. Esatto, staremo a vedere cosa accadrà con Nico Gonzalez, anche se sappiamo che questa offerta del Brentford è stata rispedita al mittente. Nico Gonzalez, che in realtà in questo momento si trova a Vienna con la squadra, e proprio nella città austriaca mi collego con Giovanni Zecchi di Radio Bruno e Viola News. Ciao Giovanni, dove sei? Buonasera Giulio, buonasera a tutti. Mi trovo al di fuori dell'Allianz Stadium, di fronte ai campi d'allenamento del Rapid Vienna, sperando che non mi caccino, perché l'orario è un po' qui i viennesi chiudono tutto molto presto, alle 9 tutto chiuso, quindi anche lo stadio sono scrupolosi, sono scrupolosi. Però insomma ho davanti un bello spettacolo, perché bisogna fare complimenti alla Rapid Vienna, che c'ha un impianto veramente bello e importante. Poco fa è stata andata in scena la conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia appunto della gara contro il Rapid Vienna, con lui anche Cristiano Biraghi, il capitano della Fiorentina. Prima di sentirci un pezzo delle parole di Vincenzo Italiano, ti chiedo cosa ti ha colpito di più di queste dichiarazioni del tecnico.
Ma guarda Giulio, la cosa da sottolineare è la voglia che c'ha Vincenzo Italiano e che ha fatto trasparire anche Biraghi dalle sue parole. Questo è un gruppo che con il mercato ha trovato nuova consapevolezza, ma soprattutto la voglia di andare a concludere quel percorso che l'anno scorso iniziato e definito malamente in Conference League. Quest'anno l'obiettivo è riuscire a centrare il trofeo. Biraghi l'ha detto chiaramente, poi nel momento si sentirà, questa viene considerata la Fiorentina più forte dei 3 anni di Vincenzo Italiano. È una responsabilità, però è giusto anche attenersi alla realtà, perché il mercato della Fiorentina è stato importante. Italiano ha parlato di sorrisi, ha parlato di voglia, e la partita di Genova ha dato delle risposte. Speriamo domani di vedere anche delle conferme. Ha parlato dei nuovi acquisti Vincenzo Italiano, tra l'altro di Lucas Beltrán, e allora ce l'andiamo a sentire anche per capire se magari sarà proprio lui a guidare l'attacco domani contro gli austriaci. Vincenzo Italiano. Lucas fa parte di quei calciatori che, come ho detto prima, sono arrivati con grande entusiasmo. Si vede che ha accettato questo nuovo progetto, è felice, lo vedo sorridente, ha grande entusiasmo, è ancora un po' timidino, deve prendere confidenza un po' con tutti, con i compagni, anche con il nostro modo di interpretare il calcio, le partite, tutto quello che concerne il campo, però le sue caratteristiche penso siano caratteristiche di un calciatore che negli ultimi 20-25 metri sa far male, è rapido, è veloce, è scaltro, e per così per farlo un po' capire velocemente anche a tutti i nostri tifosi un Ciccio Baiano come caratteristiche, anche fisicamente, così rapidino, svelto. E quindi Nico Gonzalez paragonato a Ciccio Baiano, l'ex attaccante della Fiorentina. E torno subito a Vienna da Giovanni Zecchi. Giovanni, che cosa si respira in Austria? Che sensazioni ci sono? Perché te lo chiedo? Perché l'anno scorso, forse possiamo dirlo, c'era più paura, più timore del Twente. La squadra, il tecnico sono più tra virgolette tranquilli sulla carta, però non è assolutamente una gara da sottovalutare. No, sottovalutare no, perché nel calcio, ha detto anche l'attaccante del Rapid Vienna Grull, è tutto possibile, però poi la Fiorentina è una squadra forte, quest'anno lo ripetiamo, è ancora più forte rispetto all'anno scorso. Anche le dichiarazioni della squadra viennese, anche leggendo i giornali la mattina, c'è molta paura della Fiorentina. L'obiettivo è quello di puntare su un 1-0-0, quindi riconoscere la Fiorentina una squadra forte rispetto a Twente, dove era il ritorno in Europa della Fiorentina, quindi forse si poteva pagare l'inesperienza. Quest'anno la Fiorentina non ha scuse, ma soprattutto ha una qualità importante, e speriamo, ovviamente sappiamo che può succedere di tutto, che la questione Rapid Vienna venga decisa già all'andata, così da non andare a sprecare troppe energie al ritorno. E l'anno scorso spesso è successo in Conference League che le gare erano state decise dalla Fiorentina all'andata con un risultato importante. Prima di tornare al Viola Park dal nostro Gianmarco Lucarini, proprio di Rapid Vienna Fiorentina ne ha parlato Gabriele Calderon nel servizio. Dopo l'allenamento in mattinata svolto al Viola Park, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è partita alla volta di Vienna, dove domani alle ore 19 la squadra affronterà il Rapid per l'andata dei playoff di Conference. La probabile formazione dovrebbe dunque essere questa: 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali, Dodò che torna tra i titolari, Milenkovic, Ranieri e Biraghi a comporre la linea difensiva. A centrocampo confermatissimi Artur e Mandragora, il tridente sotto l'unica punta Balan Zola dovrebbe essere composto da Nico Gonzalez, Jack Bonaventura e Christian Kwame, che era sì squalificato contro il Genoa a Marassi e che scalpita per giocare la sua prima partita di questa stagione. Viola che dunque dovranno subito imporre il ritmo per cercare di conquistare un ottimo risultato anche in vista del ritorno programmato 7 giorni dopo a Firenze. Insomma, è un agosto di fuoco, 4 gare ufficiali, la Fiorentina una l'ha già archiviata partendo fortissimo. Come andrà a finire domani sera?
Come andrà a finire domani sera? Dopo lo chiederemo a Giovanni Zecchi, collegato direttamente dall'Austria, ma io torno al Viola Park dal nostro Gianmarco Lucherini proprio per chiedergli di Nico Gonzalez. Ce l'hai accennato prima, Gianmarco, questa offerta importante dall'Inghilterra, però almeno per il momento sembra che il 10 Viola voglia restare, ma soprattutto la Fiorentina lo voglia tenere a Firenze. Assolutamente sì, Giulio, non c'è nemmeno da dire tanto, da ricamare tanto su questa trama. È arrivata un'offerta monster intorno ai 43 milioni di euro che è stata recapitata oggi stesso dagli intermediari di mercato inglesi del Brentford, squadra che milita in Premier League, già alla quarta stagione, se non vado errato, di partecipazione in Premier League. La Fiorentina ha rimandato immediatamente l'offerta al mittente. Sicuramente è un giocatore che non è in questo momento in discussione, ti ripeto, la Fiorentina gli ha consegnato la maglia numero 10 che fu di Castrovilli poche settimane, giorni fa, e quindi da questo punto di vista il giocatore è assolutamente centrale nel progetto tecnico di Italiano. Inoltre il giocatore non ha intenzione di andarsene da Firenze, aggiungo anche quello che abbiamo visto nelle ultime amichevoli proprio con Toscana TV, con Sesti Levante, ma anche con le amichevoli al Franchi. Il giocatore è parso assolutamente felice, rilassato, di buon umore, scherzoso, quindi non sembra assolutamente che ci siano problemi da questo punto di vista, e problemi non ce ne saranno. Discorso diverso per Amrabat, te lo dicevo prima, Giulio, si deciderà tutto nelle ultime ore perché la Fiorentina attende questi 30 milioni che devono arrivare. Secondo le fonti viola, magari non arriveranno nelle prossime 48 ore, ma la sensazione è che un'offerta molto insomma simile o comunque aggradante per la Fiorentina e soddisfacente possa arrivare nelle ultime ore di calciomercato. Ti dicevo prima di apertura al pubblico, perché questo è un po' l'altro capitolo di giornata, perché è tutto da rifare, nel senso che, Giulio, noi sappiamo che abbiamo passato un'estate a raccontarvi del problema dell'agibilità e dell'apertura al pubblico del Viola Park, che poi non è l'apertura al pubblico di tutto il Viola Park, ma l'apertura al pubblico dei due impianti, dei due stadi all'interno del Viola Park, il Curva Fiesole con 3.000 spettatori, che non hanno potuto vedere l'affluenza e l'afflusso di pubblico in quest'estate. Perché? Perché manca il permesso da parte delle pubbliche autorità. Che è successo? La Fiorentina aveva chiesto una procedura in deroga, e facendo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, la commissione dei Vigili del Fuoco si sarebbe dovuta riunire, si è riunita il 3 di agosto, ma da quel punto di vista la procedura in deroga non sembra abbia fornito risultanze. Quindi che è successo? È successo che la Fiorentina, di comune accordo con il comune di Bagnaripoli, ed ecco spiegata anche forse la presenza del sindaco di Bagnaripoli stamattina al Viola Park, ha deciso di reiniziare una nuova procedura, non per chiedere la deroga, ma per rifare la procedura secondo la regola e la normativa vigente. Quindi, entro dopodomani, lo studio di Casamonti presenterà un progetto al comune di Bagnaripoli, che lo dovrà ripresentare alla Commissione Pubblico Spettacolo. I Vigili del Fuoco dovranno rifare l'istruttoria. In poche parole, Giulio, per il 13 di settembre sembra e pare che al Viola Park potrà entrare il pubblico senza seguire le procedure in deroga. Questa è forse la notizia più bella del giorno, e qui si spiegherebbe anche, Giulio, sì, sicuramente rassicurante dopo le polemiche che comunque abbiamo vissuto nelle ultime settimane qui di Viola Park, Giulio. Allora, grazie mille Gianmarco per questo ottimo lavoro che hai fatto per capire le dinamiche e i tempi soprattutto dell'apertura del Viola Park. E prima però si parlava di Nico Gonzalez, del futuro del numero 10 Viola, che sembra essere destinato a rimanere alla Fiorentina. Però in conferenza stampa, vi dicevamo, c'era anche un calciatore insieme a Vincenzo Italiano, ovvero Cristiano Biraghi, che ha parlato così appunto dell'argentino. Nico penso che è sempre stato motivato da quando è arrivato, non ha mai dato segnali di non essere motivato, anzi, è al contrario, dopo quello che ha passato l'anno scorso, i primi mesi, dove purtroppo aveva un problema che non riusciva a risolvere, e ha dovuto ricevere anche da parte di molte persone la critica che forse stava facendo, non stava giocando, non si stava schierando per andare al mondiale, e non ha passato un bel momento. È un ragazzo comunque ancora giovane, quindi sentirsi dire quelle cose non è stato bello.
E questo era il capitano della Fiorentina direttamente dalla sala stampa dello stadio del Rapid Vienna, dove io torno subito da Giovanni Zecchi e ti chiedo proprio su Nico Gonzalez, visto che spesso sulle pagine di Viola News tratti anche calciomercato, cosa ti risulta? Ma da quello che mi risulta appunto è che il Brentford abbia fatto questa offerta importante per Nico Gonzalez, più di 40 milioni. Poi la Fiorentina ha dato la sua risposta che è stato un secco no e Rocco Commisso da questo non si è mosso e quindi molto probabilmente poi nel mercato sempre si lascia una porticina aperta perché non si sa mai, ma possiamo dirlo, Nico Gonzalez rimarrà alla Fiorentina con il numero 10. La scelta di dare il 10 a Nico Gonzalez non è una scelta che si può scartare o buttare nel cestino dopo un'offerta di 40 milioni, ecco, quindi credo sia la soluzione migliore per la Fiorentina, anche perché manca poco alla chiusura del mercato, andando a privarsene di un giocatore così importante sarebbe stato insomma un problema anche per Vincenzo Italiano. Assolutamente, allora ti chiedo anche di farci un punto sulle liste, chi è rimasto fuori? Prima il nostro Gianmarco Lucherini dal Viola Park ci raccontava che Amrabat ha lasciato il posto a Kokorin, tra l'altro ha preso il suo posto proprio Kokorin e non Luka Jovic, che sembra essere sempre di più ai margini del progetto di Vincenzo Italiano. Se puoi farci un punto sulla lista UEFA fatta dalla Fiorentina e dai convocati per la sfida di domani. Certo, questa ricordiamola poi è una lista momentanea perché per il caso di Gironi la Fiorentina dovrà comunicare quella ufficiale e sono state delle scelte importanti che hanno dato insomma delle novità anche sul futuro di molti giocatori, perché Amrabat è ufficialmente escluso dalla lista UEFA la Fiorentina e questo è un segnale importante sul suo futuro, ormai lo sappiamo, è quasi non giocatore della Fiorentina in attesa dell'offerta del Manchester United, escluso anche Sabiri, italiano l'ha spiegato in conferenza stampa, per un problema fisico, convocato invece Kokorin, che vedremo se avrà un'occasione per mostrarsi in campo, questo che in questi giorni è diventato un po' l'idolo dei tifosi viola. Non c'è Kayode e questo è un peccato visto l'ottima prestazione di Genova, e assente anche Koné, che però sta bene, dovrebbe rientrare anche contro il Lecce, quindi questa è assolutamente una buona notizia. Come hai detto te Giulio, assente anche Luka Jovic, lo stesso discorso vale per Amrabat, il serbo ormai ai margini della Fiorentina, Ramadani suppongo lo stia offrendo un po' a qualche squadra in cerca di una soluzione migliore, out anche Barak, che lo vedremo purtroppo in campo tra qualche mese, però per il resto tante conferme, vedremo poi se domani nella formazione di domani Italiano ci sorprenderà. Allora io ringrazio e saluto Giovanni Zecchi di Viola News e Radio Bruno per l'ottimo lavoro direttamente da Vienna e staremo a vedere cosa accadrà. Non so se al volo, prima di salutarci, vuoi fare un probabile 11 della formazione che scenderà in campo contro gli austriaci. Ma guarda Giulio, a mio parere domani Italiano schiererà le certezze, quindi Terracciani in porta, Dodò a destra, Milenkovic, Ranieri i centrali, Biraghi a sinistra, il centrocampo, Arthur, Mandragora, con Bonaventura trequartista sulla destra, giocherà Kwame sulla sinistra, Nico Gonzalez e davanti Enzola, anche se speravo no, di veder titolare Lucas Beltran, però dopo la risposta in conferenza stampa diciamo molto probabilmente giocherà l'ex giocatore dello Spezia. Allora grazie mille a Giovanni Zecchi e in bocca al lupo per il lavoro che svolgerà appunto a Vienna. Ciao Giovanni. Grazie a voi, grazie Giulio e buon lavoro. E io voglio tornare subito da Gianmarco Lucherini al Viola Park proprio per chiedergli il suo parere su una dichiarazione che abbiamo ritagliato dalla conferenza stampa di Vincenzo Italiano, ovvero questo paragone tra Nico Gonzalez e Ciccio Baiano, lui che l'ha visto giocare era sicuramente più giovane quando l'ha visto in campo. Sei d'accordo con il mister Gianmarco? Beltran, Giulio, scusami, non Nico. Sei sicuro che l'abbia paragonato? Beltran, ecco, esatto. Beltran. Perché Nico Gonzalez, ecco, sarebbe stato poi diversi. Beh, che dire, sicuramente se viene paragonato a Ciccio Baiano, viene paragonato al ruolo che rivestiva Ciccio Baiano, che era un po' la seconda punta di Batistuta. Quindi chissà che, come abbiamo inserito nelle formazioni probabili nelle ultime settimane insieme anche a Gabriele Calderon, Beltran non possa
essere utilizzato col ruolo di seconda punta. Poi il giocatore noi l'abbiamo visto relativamente poco, solo sui video che girano su YouTube, anche perché insomma dal vivo non abbiamo mai avuto modo di vederlo, però è evidentemente l'idea che ha in testa l'italiano è proprio quello di far agire Beltran alle spalle evidentemente, o comunque insieme a Anzolà. Questa è un po' la sensazione che abbiamo avuto ascoltando le dichiarazioni di Vincenzo Italiano questa sera. Giulio, se vuoi poi ti do l'ultimissime dal Viola Park e poi insomma sono a tua disposizione. Guarda, al volissimo, non so se vuoi dare notizie di mercato inerenti proprio volissimo al Viola Park. Guarda, notizia di mercato velocissima: stamattina durante l'allenamento aperto alla stampa con il nostro Federico Salvi abbiamo avuto la possibilità di entrare al Viola Park e abbiamo, tra le diverse cose interessanti che abbiamo visto, segnaliamo anche la presenza in borghese di Benassi, che è arrivato non per l'allenamento, quindi non si è allenato, è arrivato in ritardo evidentemente perché non doveva allenarsi. Sappiamo benissimo che il giocatore è in uscita, il volto era molto cupo. Sappiamo benissimo che il giocatore è promesso al Como, la Fiorentina ha interesse di liberarsi di uno stipendio importante come quello di Benassi e purtroppo registriamo oggi, che è l'inizio della stagione 2023-2024, una parabola discendente che è destinata a terminare in viola come quella di Benassi, arrivato qualche anno fa con grandissime aspettative che purtroppo però non sono state rispettate. Quindi la vena di tristezza, la nota di tristezza sul volto di Benassi è sicuramente giustificata, forse anche da questo tipo di riflessione che magari possiamo fare, Giulio. Poi per il resto ti ripeto, allenamento oggi stamattina, Sabiri ha avuto problemi proprio stamattina e per questo non è stato portato in Austria. Su Amrabat le cose si decideranno nelle prossime ore. E vedremo allora cosa accadrà a Marco Benassi. Quello che diceva Gianmarco era più che giusto, visto che il calciatore era capitano dell'Under 21, dell'Italia Under 21, poi capitano anche del Torino. In età giovanissima si è trasferito proprio a Firenze qualche anno fa per circa 12-13 milioni. C'è stato un periodo anche in cui Benassi in realtà magari faticava in campo, però il gol lo faceva sempre e tra l'altro è stato anche per un periodo capocannoniere della Fiorentina quando gli attaccanti faticavano a segnare. E prima di tornare a parlare di mercato al Viola Park con il nostro Gianmarco Lucherini, ci sentiamo il servizio proprio sul calciomercato di Gabriele Calderon. Nel corso della giornata è rimbalzata una notizia secondo quale la Fiorentina sarebbe interessata a Samardžić dell'Udinese. Tutto attualmente quantomeno falso e privo di fondamento. La Fiorentina non ha mai cercato il centrocampista che era vicinissimo a vestire la maglia dell'Inter. Si sa, il calciomercato è imprevedibile, ma attualmente non c'è niente di vero. Invece di vero c'è che il Manchester United è interessatissimo a Sofyan Amrabat, ma ancora oggi al 22 di agosto non si è trovata la stoccata vincente per portare il centrocampista marocchino classe 96 ad Old Trafford. Fiorentina che si occupa anche di altre cessioni, come quella di Lucas Martinez Quarta, sul quale il Betis di Siviglia non andrà oltre l'offerta di 10 milioni di euro. La richiesta viola è di 12, si tratta, ma la trattativa sembra trovato uno stop. Fiorentina che invece per la difesa è interessata a Nicolas Valentini, difensore centrale mancino attualmente in forza al Boca Juniors. Servono 14 milioni per la clausola di risoluzione per portare l'italo-argentino in maglia viola. Nel frattempo i viola proseguono nel sogno Baldanzi. La formula sarebbe quella di acquistarlo e lasciarlo in prestito all'Empoli fino a giugno 2024. Fasi calde, caldissime, fino al primo settembre. Tutto può accadere. E il nostro Gabriele Calderon ci ha parlato di tante entrate ancora a nomi in ballo, che vedremo se arriveranno a Firenze in questi prossimi giorni di calciomercato. Ricordiamo che il calciomercato si concluderà venerdì 1 settembre e noi di Toscana TV andremo proprio a Milano per raccontarvi tutto direttamente dall'albergo del calciomercato nel capoluogo lombardo. Torno al volo da Gianmarco Lucherini per, a proposito, tante entrate ma anche cessioni. Al volo in 30 secondi la situazione di Sofyan Amrabat.
Guarda, la situazione di Sofyan Amrabat è che è transitato 40 secondi fa dietro di noi. L'avete visto anche voi, perché eravamo collegati con voi quando è transitato con la sua macchina. Quindi evidentemente è stato tutta la giornata qua al Viola Park. Ti segnalo anche che, come già segnalato ieri da Gabriele Calderon e Federico Salvi, che erano qui fuori dal Viola Park come ogni sera, perché noi di Toscana TV stiamo sempre qua proprio in cerca anche di questi spunti. Uno spunto ce l'ha dato, cioè che ieri, nonostante la Fiorentina non si allenasse, Amrabat era qui al Viola Park, e uscendo poi all'incirca intorno a quest'ora. Quindi ecco, i contatti di Amrabat, chissà, con la dirigenza stessa ieri, insomma, i contatti sembra che ci siano, certo. I dialoghi ci sono, l'offerta ancora non è arrivata, l'offerta decisiva. La Fiorentina aspetta questi 30 milioni, arriveranno magari non 30 milioni, arriverà qualcosa di meno. La sensazione è che si deciderà tutto intorno alle ultime ore, che seguiremo appunto anche con te collegato proprio da Milano. Sul fronte uscite ancora, ti dico che Piero Rozzi, chiusissimo sulla destra da Dodò e Kayode, sembra destinato allo Spezia, e da questo punto di vista si sta ragionando. Per Sottil il ragazzo vuole rimanere, la Fiorentina però non chiude le porte. Anche in questo caso ci sarebbe l'Udinese, ma anche il Monza, che non lascia la presa. Il giocatore interessa molto in Lombardia. Su Jovic, escluso dalla lista, il giocatore pare fuori dal progetto tecnico di Italiano. Ti dico che nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Roma. Su Martinez Quarta rimane invece vivo l'interesse del Real Betis per il difensore del Betis Siviglia. Per il difensore, quindi, ci sta che la Fiorentina faccia un ragionamento in uscita, e proprio per questo, come diceva prima Gabriele Calderon nel servizio, vengono vagliate, comunque sondati, anche nomi in entrata, tra i quali non solo quello di Nicolas Valentini, che nelle ultime ore sta rimbalzando e ve lo stiamo proponendo pervicacemente con le nostre grafiche, perché è quello in cima alla lista. Torna anche di moda il nome di Muriglio, che già avevamo sondato come redazione di Toscana TV un mesetto fa. Il giocatore del Corinthians, se non vado errato, argentino, che gioca nel Corinthians, ma potrei sbagliare, brasiliano, tu, brasiliano. Se sbaglio, Gianmarco brasiliano, Gianmarco, perfetto. Tra l'altro centrale giovanissimo, ti ringrazio tantissimo per questa raffica, ma purtroppo ci dobbiamo fermare, so che avresti ancora tantissime notizie, ma allora tienitele per domani, così almeno ci saranno aggiornamenti importanti sia in entrata che in uscita. Grazie mille a Gianmarco Lucherini direttamente dal Viola Park. Ciao Giulio, buona serata a te e a tutti. E Casa Viola Estate di questa sera è giunta al termine, ma ci rivedremo come sempre anche domani sera dalle 20 alle 20:30. Voi intanto restate come sempre su Toscana TV. Un saluto.